Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Nubrivio, compresse rivestite UCB Pharma SPA, ultimo aggiornamento, 28 settembre 2022. Cos'è Nubrivio, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Nubrivio, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Nubrivio, compresse rivestite? Nubrivio, compresse rivestite, è un farmaco a base del principio attivo Brivaracetam, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico altri antiepilettici. È commercializzato in Italia dall'azienda UCB Pharma SPA. Nubrivio, compresse rivestite, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Nubrivio 10 mg 14 compresse rivestite con film, Nubrivio 100 mg 56 compresse rivestite con film, Nubrivio 25 mg 56 compresse rivestite con film, Nubrivio 50 mg 56 compresse rivestite con film, Nubrivio 75 mg 56 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: UCB Pharma SA. Concessionario: UCB Pharma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo Brivaracetam, gruppo terapeutico antiepilettici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazione Nubrivio è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia. Posologia: la dose iniziale raccomandata è di 50 mg/die o di 100 mg/die in base alla valutazione da parte del medico sulla necessità di ridurre le crisi rispetto ai potenziali effetti indesiderati. La dose deve essere somministrata suddivisa in due dosi uguali, una volta al mattino e una volta alla sera. In base alla risposta individuale del paziente e alla tollerabilità, la dose può essere aggiustata nell'intervallo di dosaggio da 50 mg/die a 200 mg/die. Dimenticanza della dose: se i pazienti hanno dimenticato una o più dosi, si raccomanda che prendano una singola dose non appena se ne ricordino e che prendano la dose successiva alla solita ora al mattino o alla sera. Questo può evitare che la concentrazione plasmatica di Brivaracetam scenda al di sotto del livello di efficacia e può prevenire il verificarsi di un aumento della frequenza delle crisi epilettiche. Interruzione del trattamento: se si deve interrompere il trattamento con Brivaracetam, si raccomanda di sospenderlo gradualmente, scalando la dose giornaliera di 50 mg ogni settimana. Dopo una settimana di trattamento a 50 mg/die, si raccomanda una settimana finale di trattamento alla dose di 20 mg/die. Popolazioni speciali: anziani, di età uguale o superiore a 65 anni, non è necessario alcun aggiustamento delle dose in pazienti anziani, vedere paragrafo 5.2. L'esperienza clinica in pazienti di età uguale o superiore a 65 anni è limitata. Compromissione renale: non è necessario alcun aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5.2. Brivaracetam non è raccomandato in pazienti con malattia renale allo stadio finale sottoposti a dialisi, a causa della mancanza di dati. Compromissione epatica: l'esposizione a Brivaracetam è risultata aumentata nei pazienti con malattia epatica cronica. Deve essere presa in considerazione una dose iniziale di 50 mg/die. In tutti gli stadi di compromissione epatica è raccomandata una dose massima giornaliera di 150 mg somministrata in due dosi divise, vedere paragrafo 4.4 e 5.2. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Brivaracetam in bambini di età inferiore a 16 anni non sono state ancora stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione: le compresse rivestite con film di Brivaracetam devono essere assunte per via orale, inghiottite intere con del liquido e possono essere assunte con o senza cibo, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altri derivati pirrolidonici o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: idea e comportamento suicida. Casi di idea e comportamento suicida sono stati riportati in pazienti trattati con farmaci antiepilettici, FAE, tra cui Brivaracetam, in diverse indicazioni.
Una meta-analisi di studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi formali di interazione solo negli adulti. Interazioni farmacodinamiche, trattamento concomitante con levetiracetam negli studi clinici. Benché i numeri fossero limitati, non c'è stato alcun beneficio osservato di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Nubrivio, compresse rivestite insieme ad altri farmaci come Neomedil, soluzione, Neoxinal alcolico, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Nubrivio, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Nubrivio, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. I medici devono discutere la pianificazione familiare e la contraccezione con le donne in età fertile che assumono brivaracetam, vedere gravidanza. Se una donna sta pianificando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Brivaracetam altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. A causa di possibili differenze di sensibilità individuale, alcuni pazienti potrebbero manifestare sonnolenza, capogiro e altri sintomi legati all'azione sul sistema nervoso centrale, SNC. I pazienti devono essere avvertiti di non guidare un'auto o far funzionare altri macchinari potenzialmente pericolosi fino a quando non hanno familiarizzato con gli effetti di brivaracetam sulla loro capacità di svolgere queste attività. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza in tutti gli studi controllati e non controllati condotti in pazienti con epilessia. 2388 soggetti hanno ricevuto brivaracetam, 1740 dei quali sono stati trattati per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. Vi è una limitata esperienza clinica con il sovradosaggio di brivaracetam negli esseri umani. Sonnolenza e capogiro sono stati riportati in un soggetto sano trattato con una singola dose di 1400 mg di brivaracetam. Trattamento del sovradosaggio. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio con brivaracetam. Il trattamento del sovradosaggio deve includere misure generali di supporto. Dal momento che meno del 10% di brivaracetam è escreto nelle urine, non è previsto che l'emodialisi aumenti significativamente la clearance di brivaracetam, vedere paragrafo 5.2. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, altri antiepilettici, codice ATC, N03AX23. Meccanismo d'azione. Brivaracetam mostra un'affinità elevata e selettiva per la proteina 2A della vescicola sinaptica, signoria vostra 2A, una glicoproteina transmembrana trovata a livello. Proprietà farmacocinetiche. Brivaracetam compresse rivestite con film, soluzione orale e soluzione iniettabile per via endovenosa mostra la stessa AUC, mentre la concentrazione plasmatica massima è leggermente più alta dopo somministrazione endovenosa. Brivaracetam, dati preclinici di sicurezza negli studi di safety farmacology, gli effetti predominanti erano SNC correlati, principalmente, depressione transitoria dell'SNC e diminuzione dell'attività locomotoria spontanea, visti a multipli, di più di 50 volte, della dose. Elenco degli eccipienti: nucleo della compressa cross carmellosa sodica lattosio monoidrato betadex lattosio nidromagnesio stearato rivestimento della compressa Nubrivio 10 mg compresse rivestite con film alcol polivinilico titanio diossido e 171, macrogol 3350 talco. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.